e tregua tra il sindaco di Atripalda Paolo Spagnuolo e il comandante della locale stazione dei carabinieri Costantino Cucciniello. La polemica era nata intorno alla tradizionale manifestazione dei focaroni in onore di San Sabino, patrono della città del sabato. In quell'occasione Cucciniello aveva chiesto che per accendere i falò ci fosse un'autorizzazione da parte dell'ASL e tutta una serie di incartamenti. La richiesta aveva mandato su tutte le furie il primo cittadino, il quale aveva poi sollecitato la benemerita ad occuparsi delle cose che le competono invece di mettere i bastoni tra le ruote ad una manifestazione secolare. Non solo, Spagnuolo aveva anche annunciato di voler segnalare l'atteggiamento di Cucciniello al comandante provinciale. Alla fine i due si sono parlati e hanno trovato un punto d'incontro, anche se ognuno è rimasto sulle proprie posizioni. In ogni caso, il sindaco oggi butta acqua sul fuoco di una polemica che per giorni è stata sulla bocca di tutti gli atripaldesi e che ha visto anche ex sindaci come la Sala sparare a zero sull'amministrazione. La stazione dei carabinieri di Atripalda, io l'ho sempre riferito, lavora per quanto riguarda il controllo del territorio in maniera molto appropriata, e questo per chi amministra è un vantaggio, perché riuscire a tenere lontane la criminalità organizzata per chi amministra significa amministrare con maggiore serenità e lucidità. C'è un'attenzione particolare anche allo spaccio di sostanze stupefacenti, e anche questo, e lo dico soprattutto da padre, è un aspetto a cui teniamo molto. Ciò che io non condivido, ed è questo poi l'aspetto che ho rappresentato alla stampa ma anche direttamente al comandante di stazione, è il fatto che ci siano, a mio modo di vedere, delle ingerenze nella gestione di quelle che sono manifestazioni tradizionali della città, autorizzate di volta in volta dalla polizia locale. Rispetto a questo io credo che i carabinieri si debbano interessare, come fanno e bene, di altri aspetti, cioè della perseguimento dei reati, e non, diciamo, delle tradizioni locali che sono già ben gestite in termini di autorizzazioni dalla polizia locale.